Ben ritrovati tutti per ascoltare insieme il Vangelo di questa domenica e contemplare la simbologia relativa a questo Vangelo, la simbologia fornita dalla storia dell'arte cristiana. È molto commovente formare, anche attraverso lo schermo, una comunità di ascolto. Ed è esattamente questo che la Pasqua, la grande risurrezione di Gesù e di noi con Lui provoca, nel senso che la liturgia di questo tempo di Pasqua è esattamente questo, ci spiega che la risurrezione che ha vissuto Gesù poi arriverà a compimento nella Pentecoste, cioè nella formazione della comunità. Allora già nel Vangelo di questa domenica c'è l'inizio di questa grande catechesi sullo Spirito Santo che ci prepara piano piano ad avvicinarci alla Pentecoste. Lo ascoltiamo e poi lo spieghiamo in chiesa. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché Egli dimora presso di voi e sarà in voi». Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Queste parole sono pronunciate nell'ultima cena di Gesù, sono riportate da Giovanni o dal discepolo amato. In realtà sono le parole del cuore di un uomo che muore, il cuore di un uomo che sta per morire e che rimane con noi, che decide per amore di rimanere con noi. Questo è Gesù Cristo. E allora questa parola mette un'equivalenza per noi un po' strana, un'equivalenza fra amore, comandamenti e spirito. È una sorta di triangolo, ma le tre cose si equivalgono. Che cos'è amare? L'amore non è soltanto un sentimento, può essere, sì, aiutato da un sentimento, ma poi è una decisione, è un decidersi. E vuol dire ogni volta che ti decidi, scegli, scegliendo rinunci a ciò che non hai scelto. Ogni scelta è una piccola Pasqua, e l'amore è l'ingresso nella Pasqua, cioè rinunciare a tantissimo per scegliere ciò che hai deciso il passo che hai deciso di fare. Allora, questo amore non va senza i comandamenti, cioè senza un comportamento, senza una vita quotidiana che manifesti questo amore. Non soltanto perché dall'amore che abbiamo nel cuore nasce il nostro agire, ma anche perché da un certo agire è educato anche il nostro cuore. C'è una circolarità fra interiorità ed esteriorità. È vero che ciò che deve convertirsi è il nostro cuore e allora poi dopo noi ci comporteremo in un certo modo, ma sforzandoci di comportarci in un certo modo, il nostro stesso comportamento educa il nostro cuore. Ecco il comandamento. Il comandamento, nella tradizione ebraica, funziona in realtà come un memoriale, cioè una
cosa, un gesto, un atto concreto che tu fai nel quotidiano per fare memoria, appunto memoriale, per ricordarti di che cosa? Ricordarti che Dio ti ha salvato, Dio ha scelto te, ha scelto di stare con te, di rimanere con te, che Dio ti ama, diremmo noi. Allora, è questo gesto concreto esterno che per Israele poi storicamente si è tradotto in tantissimi piccoli precetti, addirittura avevano 614 di queste mitzvot, una mitzvah è un precetto, vuol dire una piccola cosa da cui fare attenzione, per esempio mangiare in un certo modo, per esempio lavarsi le mani o purificarsi in un certo modo, ecco, tutto questo che ritmava la vita quotidiana era una gestualità pedagogica. È vivere il tuo agire come la scuola del cuore. La scuola del cuore perché sono gesti che fanno memoria, che ti riportano al fatto che Dio ha salvato Israele, che Dio è stato fedele a Israele, che Dio ha fatto uscire Israele dall'Egitto, dalla schiavitù, che Dio ti libera, che Dio ti ama. Dunque, la vita quotidiana con un certo comportamento è un memoriale, tu puoi fare della tua vita una memoria dell'amore di Dio e dunque anche una presenza dell'amore di Dio, perché allora se il tuo comportamento ricorda l'amore di Dio, lo ricorda per te, ma lo ricorda anche per gli altri. Tu, comportandoti in un certo modo, diventi memoriale per altri di questo Dio che ama, diventi pedagogia per altri. Ricordo per altri. Ma poi c'è la terza punta di questo triangolo, che è lo spirito. Lo spirito qua viene definito con una parola molto importante nel Vangelo di Giovanni, che è il paraclito. Paraclito ha due significati. Il primo è il consolatore, come viene tradotto spesso nelle nostre traduzioni, lo spirito consolatore, cioè che ti dice non sei solo, consolare, non sei solo. Perché nel fondo la nostra paura più arcaica, più viscerale è il rimanere solo, l'essere abbandonato. Forse qualcosa che si rifà alla psicologia della nostra prima infanzia, ai nostri primi traumi, le nostre grandi paure, ecco, essere abbandonato. Non sei solo, questo è lo Spirito Santo. È quella voce che dentro di te ti dice Dio è con te, Dio non ti ha abbandonato, tu non sei solo. E allora questa consolazione è quella che permette a te di aprirti a questi gesti, di compiere questi gesti, che sono un memoriale. Questa consolazione, questa buona notizia, questo spirito consolatore ti permette di amare. E allora non è soltanto dei gesti rituali come i 614 mitzvot che tu devi fare certe cose per così ricordarti, ma è volendo bene nella tua vita che il tuo cuore sarà educato e che tu sarai memoriale per altri. Nel fondo la mitzvah, il comandamento per eccellenza, è il comandamento dell'amore, dirà Gesù. Ama e sarai un ricordo vivente dell'amore di Dio per gli altri. Ma paraclito non significa soltanto consolatore, paraclito è un termine greco che significa avvocato difensore. È colui che sta in un processo e che ti difende, parla bene di te, paracaleo, chiamare accanto a, è colui che è chiamato accanto a te per parlare in favore di te. Allora qua scopriamo che il Vangelo di Giovanni descrive questo processo giuridico, diremmo noi quasi, in cui c'è un avvocato difensore. Perché? Perché dall'altra parte c'era l'avvocato dell'accusa, l'accusatore. E l'accusatore, non presente in questo Vangelo che abbiamo ascoltato, ma è presente in tanti altri brani dei Vangeli, l'accusatore in ebraico si dice Satan. Ecco che allora il lettore del Vangelo di Giovanni si scopre come all'interno di un processo in cui c'è l'accusatore,
che è riecheggiato qua con il mondo, no? Il mondo non può ricevere lo spirito di verità, perché non lo vede e non lo riconosce. Lo spirito del mondo, questa è un'altra espressione, le dinamiche in cui siamo autocentrati, l'egoismo, la violenza, ecco, questa logica dell'accusatore da una parte, del si salvi chi può, del mors tua vita mea, questa è la logica dell'accusatore, e dall'altra parte il consolatore o l'avvocato difensore. Ma c'è un passo in più in questo Vangelo, ed è che a un certo momento questo spirito viene chiamato spirito di verità. E la parola verità, anche questa, è importantissima per Giovanni. La verità non è un concetto per Giovanni, è una persona, è Gesù Cristo. Dunque dire lo spirito di verità è dire lo spirito di Cristo. E Giovanni usa la parola verità nel senso etimologico, in greco è aletheia, che vuol dire la non dimenticanza. Lete è la dimenticanza, A all'inizio è la negazione, è l'alfa privativa, si dice, no? Allora, è l'uscire dalla dimenticanza, questa è la verità. E allora tu fai un memoriale, tu poni dei gesti di amore nella tua vita per uscire dalla dimenticanza, per uscire da quella dimenticanza terribile che è l'aver dimenticato che Dio ti ama, che è la fonte di ogni peccato. Quando tu dimentichi di essere amato, tu inizi a uccidere, perché tu difendi te stesso, sopra ogni altra cosa, puro istinto di sopravvivenza. Dunque, la verità, dire che Gesù è la verità, è dire che Gesù è la rivelazione definitiva di quello che sei tu, sei figlio amato. E perciò questo spirito fa in te che lo ricevi la stessa cosa che fa in Gesù. E questo è tutto questo processo di questo tempo di Pasqua che stiamo vivendo, no? La Pasqua non è soltanto qualcosa che il Padre ha fatto con Gesù, cioè lo ha fatto risuscitare, ha mandato lo Spirito e Gesù è risorto, no? La Pasqua è che questo Spirito, che è lo spirito di verità, dunque lo spirito di Gesù Cristo, lo spirito che ha fatto risorgere Gesù Cristo, lo spirito del quale respira Gesù Cristo, del quale è vivente Gesù Cristo, questo stesso spirito che è la relazione fra il Padre e il Figlio, che è ciò per cui il Figlio è Figlio, questo stesso spirito tu lo ricevi. Questo stesso spirito, renditi conto, caro lettore, ci dice Giovanni, è già dentro di te. Tu lo puoi ascoltare dentro di te. È questo consolatore. E allora tutto il cammino di Pasqua è questo cammino verso la Pentecoste, che è la pienezza della Pasqua. Finché tu non sia risorto, la Pasqua non è completa. Finché tu non riceva lo spirito della risurrezione, lo spirito con cui il Padre ha fatto risorgere il Figlio, la Pasqua del Figlio non è ancora arrivata a compimento. E perciò questa parola molto bella dice perché voi in me e io in voi. Nel fondo il compimento è diventare come Cristo, diventare membra del corpo di Cristo. In ogni Eucaristia succede già questo. In ogni Eucaristia noi riceviamo lo Spirito Santo che ci fa diventare membra del corpo di Cristo. E l'arte cristiana ha mostrato come sia nell'Eucaristia sia in tanti altri momenti della nostra vita noi siamo riplasmati da questo Spirito per diventare come Gesù. Questo adesso lo analizziamo in tre opere particolari. Ecco, lo Spirito Santo che è già introdotto in questo Vangelo di questa domenica è probabilmente
il più misterioso, la più misteriosa delle persone della Trinità, ma l'arte ci aiuta a scoprirne diversi aspetti legati alla vita, perché l'arte cristiana è sempre un riverbero dell'esperienza di Dio. Allora, un primo esempio interessante lo abbiamo trovato ad Agrigento. Nel presbiterio, nell'abside si può dire, decorato da Giacomo Serpotta alla fine del Seicento. È una chiesa dedicata allo Spirito Santo e vediamo molto bene proprio la dinamica dell'Eucaristia. L'Eucaristia è tecnicamente, si usa questa parola, una epiclesi, che significa una invocazione dello Spirito Santo. Su che cosa? Sul pane e sul vino, certamente, che diventano corpo e sangue di Cristo, ma l'epiclesi è anche sulla comunità cristiana, cioè sull'assemblea, sulle persone radunate in chiesa. E dunque anche le persone radunate in chiesa sono trasformate da questa discesa dello Spirito Santo. E quest'opera di Giacomo Serpotta lo mostra benissimo, perché sono questi raggi dello Spirito Santo, che è luce, che è fuoco, che è trasformazione, no? È il vedere le cose con occhi nuovi, essere trasformati in che cosa? In corpo di Cristo. Sant'Agostino, quando distribuisce l'Eucaristia, la comunione, dice: quando dico corpo di Cristo non sto parlando soltanto di questo pezzo di pane, ma sto parlando di te che ricevi questo corpo di Cristo, perché tutti voi siete già membra del corpo di Cristo. E questo ci mette in relazione con il Padre, che è rappresentato nella parte superiore di quest'arco. Il Padre Celeste, no, al di là di ogni volta celeste, è quello che manda lo Spirito su di noi, perché tutti noi diventiamo membra del corpo di Cristo. Però lo Spirito Santo nell'arte cristiana lo troviamo anche nelle esperienze singole, qua nell'esperienza mistica di Santa Teresa d'Avila, la santa, come dicono gli spagnoli. Siamo in un'opera di José de Ribera, siamo all'inizio del Seicento, e vediamo come, scrivendo la sua vita, in realtà, no? Scrivendo le sue esperienze di Dio, Teresa è assistita, si dice tecnicamente, aiutata, potremmo dire, dallo Spirito Santo. Cioè lo Spirito Santo è questo spirito di verità, dicevamo, che ci toglie la dimenticanza, no? La verità è la non dimenticanza, è il saper ricordare. E nel saper ricordare l'esperienza di Dio che tu hai fatto, tu incontri davvero Dio. Perché lì per lì, forse, Teresa, quando Dio ha attraversato la sua storia, all'inizio non se n'è accorta, ma è quando fa memoria, scrivendo, che allora diventa consapevole di aver incontrato Dio. Allora lo Spirito Santo è quello che ci aiuta a ricordare che Dio è sempre stato con noi, che ci rivela come una storia di Dio, rivela la nostra storia come storia di Dio. Terzo esempio. Torniamo a Roma e siamo in una chiesa dove spesso non si entra perché c'è il traffico che passa davanti, è San Carlino alle Quattro Fontane, un'opera però magistrale del Borromini. Sappiamo che il Borromini è uno dei grandi maestri dell'arte barocca insieme con il Bernini, ma è un po' il contraltare del Bernini. Se Bernini è il grande artista con dei materiali anche molto nobili, e il Borromini, diremmo noi oggi, è un architetto pauperistico. Cioè a lui piace un'architettura per i piccoli e a costi molto ridotti, ma rappresentando la bellezza di Dio. Allora in questa cupola un po' surreale, perché è ovale, perché è fatta con forme geometriche che ricordano anche un po' tutta la ricerca della scienza dell'incipiente, le scienze matematiche e fisiche del Seicento, rappresenta Dio, il cielo, come un infinito, una geometria infinita. E nel cuore del cuore c'è questa lanterna che si vede nel cuore di questa immagine, con lo Spirito Santo che anima il tutto e che scende su di noi. Questa è l'esperienza dello Spirito Santo, cioè l'armonia con il creato, l'armonia con le sfere celeste. Renderti conto che tu sei parte di questa creazione che è stata creata con lo Spirito Creatore. E,
ed è lo Spirito che fa in te una creazione nuova. Allora, quando pregate lo Spirito Santo, sappiate che il modo migliore di essere in armonia con la creazione è la vera ecologia, è la preghiera allo Spirito Santo, perché è il rendersi conto che siamo creati e ricreati da questo Spirito creatore.